Con Diego Armando Maradona Junior. Diego, presentazione in pompa magna alla cartiera di Pompei quest'oggi, sei il nuovo allenatore dell'FC Pompei. Diego, ti chiedo le tue emozioni. No, sono contento, sono emozionato, non mi aspettavo così tanta gente, devo dire la verità. È bello poter iniziare un'avventura così importante per me, per la mia carriera, per la mia vita, con così tanto entusiasmo, quindi sono felice di essere qui e non vedo l'ora che tutto questo possa iniziare. Il presidente Mango non ha messo per niente pressioni, ha detto semplicemente bisogna vincere, ma la pressione per te non è un problema. La pressione è un qualcosa con la quale noi dobbiamo convivere. Se, quando ho scelto di fare allenatore sapevo di avere pressione e credo sempre di dover migliorare io anche, di mettermi sempre pressione. Io in questi primi 2 anni sono stati 2 anni positivi, però non si è vinto e adesso è importante, con una squadra importante come quella che stiamo costruendo insieme al direttore e al presidente, è giusto avere questo tipo di ambizione. Diego, quando hai ricevuto la chiamata del presidente, perché hai rivelato in conferenza stampa che è stato lui da solo a chiamarti inizialmente, l'hai avuto quel flashback, quel pensiero, quell'attimo nel quale hai ricordato il tuo papà e il legame che appunto aveva con la città di Pompei? No, quando lui mi ha chiamato e poi quando ho parlato anche con il direttore, è normale che io ho scelto subito Pompei, no? Ho bloccato le altre cose che avevo è normale che papà è stato, Pompei è una città con la, cioè, che papà, con la quale papà è stato legato e anche oggi, no? C'è il murales, c'è la via, è sicuramente stata una cosa in più, però è il progetto quello che mi ha convinto, perché quando tante persone quando hanno l'obbligo di fare qualcosa scappano, io sono attratto dalle cose qui c'è l'obbligo di vincere e io credo che io e il mio staff eravamo pronti per una sfida del genere. Sono passati poco più di 1 mese e 10 giorni dalla vittoria ufficiale dello scudetto del Napoli e poco più di 10 giorni dalla coppa alzata allo stadio Diego Armando Maradona. Diego, l'emozione di aver vinto questo scudetto per il Napoli per te? È stato meraviglioso, questo è stato un anno meraviglioso, certo noi come famiglia ci aspettavamo più considerazione da parte della società, cosa che non è successa. È incredibile che un estraneo come Stefano Ceci abbia più importanza di noi figli, però sai, dopo la vita è così, non è sempre giusta, però sono felice perché era una cosa che io aspettavo da 37 anni, da quando sono nato, quindi è una cosa meravigliosa. Luciano Spalletti ha dato l'addio alla panchina del Napoli, i nomi caldi sono stranieri, Galtier, Sousa, Diego Armando Maradona Junior, chi ci vedrebbe bene sulla panchina del Napoli? Per i nomi che stanno girando io riprenderei Benitez, perché è quello che mi piace di più onestamente, però è normale che il presidente saprà scegliere, perché ha sempre saputo scegliere. Mi dispiace per il mister, per Luciano, perché il Napoli ha bisogno di persone così, vere e competenti. Si farà un anno sabbatico bello, e dopo uno scudetto puoi farsi un anno sabbatico, solo uno con grandi attributi può farlo e lui lo ha fatto, quindi io gli sarò grato a vita, a lui e a questi ragazzi che ci hanno riportato sul tetto d'Italia, ma anche per come ci hanno riportato, perché abbiamo asfaltato tutti. L'unico rimpianto è che siamo usciti con una squadra più scarsa di noi in Champions, però non si può avere tutta la vita. L'ultima te la faccio invece su Cristiano Giuntoli, perché potrebbe anche lui andare via, forse no, De Laurentiis si dice ancora un anno di contratto, ma nella testa di Cristiano Giuntoli poi ci sarebbe la tranquillità per poter lavorare bene in questo Napoli post scudetto? Ma io credo che Cristiano è una persona, è un professionista,
ha un contratto e sa che se la società non lo libera deve rimanere qui, quindi io credo che lo faccia al 100%. Noi purtroppo siamo forse l'unica città che festeggia ma non si gode le cose al 100%. Io mi ricordo 2 anni fa che lo Bottega era un pacco, che quell'altro non sapeva giocare, che quello, che Mario Rui non era adatto per una città come Napoli. Noi dobbiamo stare attenti a ciò che si dice, perché poi la bontà e il lavoro a volte, sai, non escono subito. E Mario Rui oggi, se parli con i tifosi, è uno dei terzini migliori d'Europa, ed è così. E Lobotka che è il centrocampista più forte d'Europa, quindi e tutto questo è merito di Giuntoli, di Micheli, delle persone che hanno lavorato dietro le quinte per costruire questa squadra fortissima. Grazie a te. A voi.